Ciao dolcezze, ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo video, un video haul dedicato alla nuova collezione della Essence Viva Brasil. Una collezione super colorata e se devo essere sincera sono stata fortunatissima nel trovarla quasi subito. E vai, cioè felicità! E ho preso quasi tutta la collezione, insomma, quello che ho provato. Quello che ho provato, cosa dico? Quello che ho trovato, a parte gli anelli da decorare che cioè, non mi ispiravano, nel senso non mi piacevano. E poi cos'è che non ho preso? Aiuto! Non ho preso, insomma, non me lo ricordo. Comunque ho preso quasi tutto e adesso vi faccio vedere tutti i prodotti che ho acquistato. E vi anticipo anche che ho preso qualcosina di questa collezione anche per voi e scoprirete cosa nel prossimo video. Allora, inizio a farvi vedere tutti gli smalti della collezione. Io li ho presi tutti e 5. Sono smalti super colorati, veramente carinissimi. Questo è il primo smalto, è un rosa Barbie molto molto bello, il numero 01 e si chiama I Love Brazil. Questo è il numero 02, è un verde chiaro. Questo è un viola molto intenso ed è il numero 3. Questo è il numero 4 ed è un blu scuro. Questo è il numero 5, diciamo che è un giallo canarino. Allora, questi smalti sono da 8 ml, quindi classici Color and Go. La scadenza dall'apertura è di 36 mesi e li ho pagati 1,99 euro l'uno. Poi ho comprato i braccialetti Simil Cruciani, sono belli, ce n'è uno giallo, uno verde e uno fucsia. Mi piacciono perché sono colorati, semplici, non hanno una fantasia particolare. Ve li faccio vedere appunto da vicino. Eccoli qua, come potete vedere sono braccialetti molto semplici, ma allo stesso tempo mi sono subito piaciuti perché questi tre colori insieme, questo contrasto tra il verde, il giallo e il fucsia, mi è piaciuto subito. Poi si abbinano agli smalti, quindi magari creare una nail art oppure applicare lo smalto dello stesso colore del braccialetto mi sembra un'idea carina, soprattutto da sfoggiare, ecco, questa primavera e in estate. Quindi un'idea molto carina, li ho presi subito. Tre braccialetti li ho pagati 3,19 euro. Poi non ho resistito, mannaggia a me, nel comprare il mascara colorato per occhi e capelli. Questo qui è il verde del numero 1. C'erano anche altri colori, però mi sembra il viola e l'azzurro. Io però li avevo comprati cinese, comunque li avevo comprati della linea permanente nuova della Essence, quindi ho preso solo il verde. Allora, questo mascara è da 12 ml, la scadenza dall'apertura è di 6 mesi e l'ho pagato 3,79 euro. Poi ho comprato, essendo una fanatica appunto di burro cacao, lip balm, balsami labbra e via dicendo, ho comprato i due lip balm della collezione. Adesso ve li faccio vedere più da vicino. Allora, quello rosa è il numero 01 e quello rosso è il numero 02. Come potete vedere, hanno questa fantasia particolare. Ovviamente i colori che vedete all'interno del balsamo labbra appunto non colorano. Diciamo che entrambi i colori sono leggermente rosati, anche quello rosso. Vi faccio vedere. Come potete vedere non colorano tantissimo, quindi sono dei semplici burro cacao. Questi burro cacao sono da 3,2 grammi, la scadenza d'apertura è di 12 mesi e li ho pagati 2,49 euro. Allora, passo a farvi vedere il penultimo prodotto che ho preso, prodotti, sono gli ombretti. Allora, ho preso il viola, che è il numero 03, e il verde, che è il numero 01. Ecco i due colori, la fantasia è molto esotica, mi piace tanto, 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 e sembrano anche ben pigmentati. Adesso li provo insieme a voi. Vediamo un po'. Sì, un po' polverosi, però vediamo con una passata. Beh, dai, non sono male, eh. Guardate qua. Dove vado? Qui. Cioè, non sono male, eh. Carini. Carini. Per il momento devo ancora provarli, ovviamente li ho appena comprati. Gli ultimi prodotti che ho preso sono i due blush. Non so, mi ispiravano fiducia e quindi li ho acquistati. Poi sono due colori molto particolari. Adesso ve li faccio vedere da vicino così capite anche voi un attimino cosa intendo. Allora, questo è il numero 01, come potete vedere è un rosa molto molto intenso. E questo è il numero 02, diciamo un color corallo, anche se sembra più scuro. Allora, questi blush
blush sono da 5 grammi ogni confezione, la scadenza dall'apertura è di 12 mesi e li ho pagati ognuno 3,19 euro. E questi sono tutti i prodotti che ho acquistato della nuova collezione della Essence, una collezione davvero divertente, colorata, molto estiva, mi piace veramente tantissimo. Quindi non ho comprato gli anelli della collezione, mi sono ricordata finalmente cosa non ho acquistato della collezione: i decori per le unghie. Mi sembra che erano glitter, che ho già comunque, quindi non sono stata ad acquistarli, e glitter in polvere, ecco, comunque decori per unghie, però per il resto mi sono sbizzarrita. Come sempre in un commentino fatemi sapere cosa ne pensate, insomma ditemi la vostra riguardo questa nuova collezione della Essence. Se avete acquistato qualcosa scrivetemelo giù in un commentino, insomma ditemi la vostra opinione, le vostre prime impressioni. Io vi mando un bacio e vi ricordo di non perdervi il mio prossimo video, perché ci sarà una sorpresona, una per voi. Ovviamente io non mi faccio mai sgamare, no? Comunque ci sarà una sorpresa per voi e non vedo l'ora. Adesso infatti registro il prossimo video e nulla, vi mando un altro bacio grande e ci vediamo molto presto con il video sorpresa. Ciao.